e poi campione del mondo anche dei Welter e successivamente dei medi juniors. Il match si disputa sulla distanza delle 15 riprese. Thomas Ernst era già stato campione del mondo dei Welter nella versione WBA, titolo conquistato contro José Pipino Cuevas a Detroit il 2 agosto 1980 e conclusosi con il KO a favore del Cobra di Ernst alla seconda ripresa. Poi il titolo lo lasciò nelle mani di Ray Leonard per capo tecnico alla 14esima ripresa il 16 settembre 1981 a Las Vegas. Qui vediamo Thomas Ernst contro il nostro Luigi Minchillo per la prima difesa del titolo. Il match si disputò ancora a Detroit il 10 febbraio 1984. Stavolta il mondiale si disputa sulla distanza delle 12 riprese e il nostro guerriero pugliese fu davvero bravo a resistere in piedi a Motor City Cobra. Qui vediamo le fasi conclusive del match, fu, dicevo, generosa la prova del guerriero italiano che più di un'occasione riuscì a mettere in difficoltà Thomas Ernst, anche se soltanto grazie al suo coraggio, al suo stoicismo, alle sue straordinarie doti di incassatore riuscì a resistere in piedi in alcuni momenti e situazioni che per lui si erano fatte davvero difficili e critiche. Qui vediamo Ernst che riesce a portare i colpi con una straordinaria velocità, ha accusato in qualche modo Minchillo, il quale vuole concludere assolutamente in piedi il match. Minchillo dovremmo vederlo quanto prima risalire sul quadrato per il titolo europeo dei super welter lasciato vacante da Gianfranco Rosi, diventato nel frattempo campione del mondo. Qui siamo davvero alle battute conclusive del match, con in evidenza ancora la determinazione e anche la cattiveria con la quale Ernst vuole finire il match. Qui ride nei confronti dell'avversario, c'è anche il suono del gong conclusivo. Qui abbiamo di fronte un altro grandissimo del pugilato, quel Roberto Mano di Pietra Duran, che era stato già campione del mondo dei leggeri, dei super leggeri e dei welter. Anch'egli al tentativo estremo di conquistare un titolo mondiale in quattro diverse categorie. L'inizio del match è subito difficile per Roberto Duran, che viene mandato al tappeto da Ernst. E qui possiamo mettere in evidenza alcune caratteristiche fondamentali del pugilato di Ernst. La determinazione e la cattiveria con la quale riesce a concludere il match allorquando si sente psicologicamente sicuro, quindi più forte dell'avversario quando lo sente in difficoltà. E forse invece fragile nella mascella, come aveva dimostrato con il match contro Ray Leonard. Ricordo confronto sostenuto il 16 settembre 1981 e conclusosi per KO tecnico alla 14esima ripresa a favore di Leonard, che diventava campione del mondo di quella categoria. Selvaggia la lotta, come potete vedere nella seconda ripresa, ma poi terribile arriva questo destro con il quale Ernst manda definitivamente al tappeto Roberto Duran. Un'autentica lezione per il panamense. Ernst è velocissimo di braccia, riesce a portare tantissimi colpi, non tutti vanno a segno, ma il destro con il quale colpisce alla punta del mento Duran è terribile. Qui lo rivediamo da un'altra angolazione. In ogni caso questa dura lezione non invoglierà Duran a interrompere la sua carriera, che è stata brillantissima, e ancora oggi l'abbiamo ritrovato sul ring, sul quadrato. Dopo Duran, Ernst affronta il 15 settembre 1984 Hutchins. Siamo nel corso della terza ripresa. Ancora in palio il titolo di campione del mondo dei super welter nella versione WBC.
Colpito duramente, tenta in qualche modo Hutchins di legare, ma investito dalla solita scarica a ripetizione di Arns. Mancano soltanto 6 secondi alla conclusione della terza ripresa e giustamente interviene l'arbitro per metter fine al combattimento e quindi assegnare la vittoria ad Ernst. Ma Ernst, non contento di essere stato campione del mondo dei welter e dei super welter, vuole anche la corona dei medi e va ad affrontare il 15 aprile 1985 il meraviglioso Marvin Hagler. E qui commette forse un errore di presunzione, intende affrontare Hagler con la stessa spavalderia con la quale aveva affrontato Minchillo, aveva affrontato Duran, aveva affrontato Hutchins. Ma è chiaro che Hagler, il campione delle tre associazioni WBA, WBC, IBF, è fatto di tutt'altra pasta. Dotato di potenza devastante, di grandi doti di incassatore, vuole a tutti i costi conquistare anche l'affetto e la stima degli americani. E nulla o poco vuole concedere ad Ernst, che paga la durezza del combattimento. Siamo nella terza ripresa. Dall'impressione Ernst di non poter più mantenere il ritmo brillante della prima e della seconda ripresa, intanto qui c'è uno stop da parte dell'arbitro Richard Steele per controllare la gravità della ferita riportata all'arcata sopraccigliare da Hagler, ma si può continuare e forse qui è proprio la fine del match per Ernst, che riesce a toccare con il sinistro, ma Hagler aumenta la sua pressione, concede poco spazio e poca tregua al suo avversario, l'ha toccato già due volte con il destro. Il destro ancora di Hagler, il destro con il quale, vedete, il meraviglioso mette in difficoltà Ernst, e poi il terzo destro con il quale mette definitivamente KO il suo avversario. Mantiene il titolo Hagler, ma soprattutto sfuma la possibilità per Thomas Ernst per entrare definitivamente nella storia, per consacrarsi al pugilato. Quadrato il 10 marzo 1986 a Las Vegas contro James Schuller per il titolo americano-nordamericano dei pesi medi. Un successo velocissimo nel corso della prima ripresa per KO contro il povero Schuller. Ripropone quindi all'attenzione di tutti Thomas Ernst con il nuovo look, con i capelli tagliati cortissimi. Qui conferma di essere dotato ancora di grande potenza, quindi successivamente vedremo Thomas Ernst conquistare il titolo di campione del mondo dei medio massimi contro Andres, quindi salirà di peso per conquistare il terzo titolo in una categoria diversa. Praticamente è passato Ernst dalle 147 libbre dei welter 66-678 alle 175 dei medio massimi 79-379. Ora l'opportunità, scendendo alle 160 libbre 72-575, dicevo, di diventare campione del mondo in quattro diverse categorie. Ma quale sarà l'Ernst che affronterà Roldan? Quello che ha sconfitto prima del limite Duran, Hutchins, Schuller, o quello che invece è stato sconfitto per capo tecnico da Leonard o ancora da Marvin Hagler? E questo è il punto interrogativo più significativo della carriera di un pugile che rimane sicuramente grande, ma che per diventare grandissimo vuole conquistare il quarto titolo mondiale. Da domani sapremo la verità, noi intanto vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. L'hotel Hilton di Las Vegas, nel Nevada, dove sta per avere inizio il campionato del mondo dei pesi medi nella versione WBC. Thomas Ernst cerca di entrare nella storia, nella leggenda, di conquistare quindi un quarto titolo mondiale. Sfida l'argentino Juan Domingo Roldán. È
un incontro molto atteso che ai contenuti di spettacolarità che sicuramente promette aggiunge quelli che si riferiscono a questo traguardo che Ernst potrebbe conquistare. Si tratta quindi da parte di Ernst di diventare il primo pugile nella storia del pugilato a conquistare un titolo mondiale in quattro diverse categorie di peso. Qui inquadrato Juan Domingo Roldán, argentino di 30 anni. Ecco qui le caratteristiche dei pugili. Vedete il vantaggio in altezza di Ernst. Un anno di differenza, 29 anni di Ernst contro i 30 di Roldán. Il peso è praticamente uguale, qualche cosa sotto il limite della categoria, 72 kg e 300, 72 kg e 200. Leggermente più pesante Ernst. L'allungo naturalmente superiore a quello di Ernst. Qui vengono ricordate le regole del WBC. L'incontro sulle 12 riprese. C'è la regola che i 3 knockdown equivalgono, impongono il KO tecnico e i guanti sono di 8 once. I giudici sono lo svizzero Franz Marti, l'italiano Rolando Barrovecchio, ed è un motivo di soddisfazione per noi la scelta di un giudice italiano in questo incontro, ed il filippino Larry Nayadag. L'arbitro è Mills Lane. Questo è ormai noto Chuck Hall, l'annunciatore di tutti gli incontri che si svolgono a Las Vegas. Il match è programmato nell'arena all'aperto che sorge dietro l'hotel Hilton. Anche se siamo verso la fine d'ottobre, a Las Vegas non fa freddo, quindi anche di sera si può affrontare una riunione all'aperto. E qui c'è l'inno nazionale americano. No, quello argentino, mi pare. Sì, non sono sicuramente le note dell'inno. Vediamo sullo sfondo, Tito Lecture. Juan Domingo Roldán, detto il martello, primo piano. Pugile che ha già tentato la conquista del titolo mondiale del 1984, è stato battuto per KO tecnico alla decima ripresa da Marvin Hagler. Contro Hagler ha perduto anche Thomas Ernst. Ernst nella carriera è stato sconfitto soltanto due volte da due grandissimi campioni, Sugar Ray Leonard, che lo ha battuto per KO tecnico alla 14ª ripresa, e poi Marvin Hagler, che lo ha battuto per KO tecnico al terzo round. Due sole sconfitte contro 44 successi per Thomas Ernst. Il record di Roldán è di 62 vittorie, 3 sconfitte, una all'inizio della carriera, una per squalifica e poi quella con Hagler, due pareggi e un no contest. È straordinaria l'alta percentuale di conclusioni prima del limite da parte di tutti e due i pugili. Ernst ha vinto 37 volte per KO su 44 vittorie. Roldán ha un'altissima percentuale anche lui. Complessivamente i due pugili hanno il 75% di soluzioni prima del limite rispetto agli incontri disputati. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa possibilità da parte di Ernst di conquistare questo quarto titolo mondiale. Sono 10 i pugili nella storia del pugilato che ne hanno conquistati 3. Di questi 10, 3 hanno tentato la conquista di un quarto titolo mondiale, ed eccoci all'inno nazionale americano, Jeffrey Osborne. Sono note popolarissime, le abbiamo imparate tutte, soprattutto durante le Olimpiadi. È un'abitudine che gli americani hanno, quella di suonare l'inno nazionale in occasione di ogni avvenimento sportivo. Anche in tutti gli incontri del loro campionato di baseball, di football, di hockey, di pallacanestro, all'inizio della serata si suona l'inno nazionale, forse per ricordare agli americani che hanno origini diverse, che appartengono ad un paese troppo grande per avere un'identità naturale come possiamo averla magari noi.
trovato un inno difficilissimo da cantare. Ecco Thomas Ernst, primo piano, momenti di grande concentrazione. Mentre Osborne si concede un gorgheggio, cercano qualche variazione nell'esecuzione di questo loro inno nazionale. Ecco, siamo ormai alle formalità di rito e noi ci risentiamo con il collegamento da Las Vegas. Va ricordato che dopo l'abbandono dell'attività e del titolo da parte di Sugar Ray Leonard, il titolo dei Medi si è subito immediatamente spaccato in tre. La versione WBA è stata conquistata dal pugile, possiamo dire italiano, dall'italiano Sumbo Kalambay, pugile nato nello Zaire, brillantissimo protagonista di un successo sull'americano Barkley. La versione IBF è stata conquistata dall'americano Frank Tate, e questa invece, quella del WBC, se la disputano Thomas Ernest e Roldan. Non credo che di fare torto né a Tate né a Kalambay se dico che questo accoppiamento è sicuramente quello di maggior prestigio. Ecco qui il record di Roldan, 65 vittorie con 43 conclusioni prima del limite. Dicevo, non credo di far torto a Kalambay e a Tate dicendo appunto che questo incontro si stacca dagli altri, non soltanto per i contenuti storici ai quali ho fatto riferimento, ma proprio per il valore, per il prestigio, per la personalità dei due protagonisti. Professionista dal 1977, Thomas Ernest nella carriera ha sostenuto ben 12 incontri valevoli per il titolo mondiale, 5 da peso welter, ne ha 24, ne ha perso uno, quello con Leonard, 5 da medio junior e li ha vinti tutti, 1 da medio e lo ha perso con Hagler, 1 da medio massimo e lo ha vinto battendo per KO tecnico alla decima ripresa l'inglese Dennis Andries. È stato anche questo l'unico incontro disputato da Ernest nel 1987. Roldan invece sul ring di Las Vegas il 6 aprile di quest'anno, nell'ambito della riunione nella quale Leonard ha battuto Hagler, ha sconfitto James Kinchen prima del limite per KO tecnico la nona ripresa, giustificando quindi questa sfida, questo incontro, proponendosi come il più valido avversario di Thomas Ernest a livello delle 160 libbre, che sono il limite dei pesi medi, 72.574. Le raccomandazioni di rito dell'arbitro Mills Lane, uno degli arbitri più noti nel Nevada. Lane ha arbitrato il mondiale tra Berbick e Tyson, la rivincita tra Spinks e Holmes, ma siamo partiti. È la prima ripresa, Roldan, il pugile argentino e bianco in pantaloncini rossi, contro Thomas Ernst, due picchiatori. Prova subito Roldan, aggredisce Ernst, nettamente più piccolo del suo avversario Roldan, col destro. Costretto ad affidarsi alle gambe Ernst. Inizio molto aggressivo da parte di Roldan. In realtà il limite di Ernst sembra sia stata sempre una certa sensibilità ai colpi, ma il colpo di Ernst d'incontro, freddo, a freddo, Roldan in ginocchio, il conteggio di Miss Lane, le leve lunghe di Ernst, la scintilla che sprigionano i suoi muscoli lunghi e sottili, ha messo al tappeto Roldan che cerca di reagire. Si scopre però pericolosamente. Non abbiamo dovuto attendere molto per le emozioni e poi è andato a segno ora con il destro Roldan. Non c'è stato davvero da attendere molto. Prova col destro Ernst.
Roldan ha cercato di prendere immediatamente l'iniziativa, ha messo anche in difficoltà, comunque ha tenuto lui il centro del ring negli primi scambi. Ora è andato a segno con un destro, ma d'incontro lo ha infilato Ernst e lo ha messo al tappeto. Sembra però aver digerito il knockdown Roldan. Pienamente all'altezza delle previsioni sul piano delle emozioni, dell'intensità, questo incontro. Cerca di bloccare l'avversario Ernst, sfrutta la maggior lunghezza delle sue braccia. Non è certamente un modello di stile Roldan. Il destro di Ernst, dritto. Ancora il destro di Ernst. Ancora anticipato Roldan dal destro di Ernst. Poi tocca col sinistro Ernst. E di nuovo al tappeto mentre suona il gong Juan Domingo Roldan. Si rimette in piedi e quindi giustamente Mitch Lane ha proseguito il conteggio anche se era suonato il gong, ma questo secondo knockdown difficile da digerire. Si è rimesso in qualche modo in piedi Roldan, quindi ha consentito in sostanza la conclusione del primo round, è riuscito ad arrivare alla fine di questa ripresa. Se non si fosse rialzato anche oltre i 3 minuti, Mitch Lane avrebbe proseguito il conteggio e l'avrebbe dichiarato KO. Attenzione, rivediamo. Avete visto Ernst come ha mandato a vuoto Roldan. Non mi è sembrato neanche che i colpi di Ernst siano stati precisi in questa circostanza. E qui c'è Tito Lecture che fa segno a Roldan di muoversi, di non offrire quindi un bersaglio immobile e facile al proprio avversario. E qui c'è la determinazione nello sguardo freddo glaciale di Thomas Ernst. Ed è la seconda ripresa del mondiale dei pesi medi della versione WBC. 2 volte al tappeto Domingo Roldan nel primo round, più lento e prevedibile fino a questo momento l'argentino, che ha cercato di sorprendere Ernst all'inizio, ma è finito 2 volte al tappeto nel corso della prima ripresa. È di nuovo al tappeto Roldan. Ogni volta che Ernst tocca, il conteggio di Mills Lane. E si riprende. È più rapido di braccia Ernst. Anticipa costantemente Roldan. Troppo prevedibile, troppo lento nella sua azione offensiva. Prova con un destro largo Roldan. Lo blocca Ernst. Un sinistro alla figura da parte di Roldan, ma partono troppo da lontano i suoi colpi. Sono bordate robuste quelle dell'argentino, ma non hanno la secchezza dei colpi di Ernst. Col jab sinistro Ernst, un gancio sinistro di Roldan che cerca di doppiare, non ci riesce, parte col destro, carica. C'è un altro intervento di Mills Lane, l'arbitro. Il destro di Ernst ad anticipare Roldan. Prova a caricare i colpi, ma caricando i colpi si scopre Juan Domingo Roldan. Tocca comunque con il destro il pugile argentino.
che sogna di diventare l'erede di Carlos Monzón. Si sottrae Hearns. Col gancio sinistro Roldán. Poi il destro di Roldán. Es lavora con le gambe con il jab sinistro. Ed è la conclusione di una seconda ripresa che ovviamente è favorevole a Thomas Hearns. Due punti nel primo round e altri due punti nel secondo round. Ecco, qui avete visto i due destri che hanno messo al tappeto Roldán all'inizio del secondo round. Quindi complessivamente fino a questo momento tre volte al tappeto il pugile argentino. Ecco, da un'altra angolazione. Ecco, qui siamo all'angolo di Thomas Hearns e Manuel Stewart di fronte a lui. 25 volte nella carriera ha vinto nelle prime tre riprese Thomas Hearns. Sembra ansioso di riprendere il match Juan Domingo Roldán. Ed è la terza ripresa del mondiale dei pesi medi, le cui immagini vi giungono dall'hotel Hilton di Las Vegas. Non gode fama di grande incassatore Thomas Hearns, peraltro però è stato battuto due volte soltanto da due grandissimi del ring come Hagler e come Leonard, ed è chiaro che Roldán deve solo affidarsi ad un colpo fortunato, ad un colpo che possa risolvere e rovesciare l'andamento del match. Ha toccato comunque due volte col destro Roldán e non si può mai dare per spacciato un pugile che ha nei pugni la potenza, la dinamite del pugile argentino. Parte ancora col destro Roldán, lo blocca Hearns, ha qualche problema Mills Lane a dividere i due pugili. Parte un colpo di Hearns dopo il break dell'arbitro. Di nuovo col destro Roldán, ancora col destro da vicino, costretto ad abbracciarlo Hearns, consapevole dei pericoli che comporta il match anche a questo punto, dopo che Roldán è stato tre volte al tappeto, due volte nella prima ripresa, una volta nella seconda. Si sono incrociati con il destro, col sinistro Roldán, poi un bel destro a segno, gancio destro di Roldán a segno. È sicuramente da prova di grande coraggio, di grande temperamento il pugile argentino. Ancora col destro Roldán ed è sconcertato da tanta aggressività Thomas Hearns. Ancora col destro Roldán. Fuori misura col destro Hearns, rientra Roldán. A vuoto questa volta Roldán col destro, poi entra col sinistro. Contratto peraltro dal destro di Hearns. Torna in avanti Roldán, non trova la misura, gli sfugge Hearns. Conclusione della terza ripresa, questa favorevole a Juan Domingo Roldán. Qui parla letture a Roldán e Roldán sicuramente si è aggiudicato la terza ripresa. E qui invece siamo all'angolo di Hearns. Gli ha lasciato troppa iniziativa, dicono Hearns. E sicuramente forse Hearns
ha cercato il colpo decisivo, non lo ha mai trovato e ha lasciato troppa iniziativa a Roldan, che ha messo a segno dei buoni destri nel corso della terza ripresa e sicuramente se l'è aggiudicato. Comunque ci sono ancora 3 punti di margine a favore di Hearns, a mio giudizio, perché erano da 2 punti ciascuno i primi 2 round. E qui siamo alla 4ª ripresa. E vi ricordo che state assistendo al mondiale dei pesi medi. Gancio sinistro di Roldan, scosso Hearns. Ancora Hearns in un angolo. Sicuramente scosso Hearns dal gancio sinistro di Juan Domingo Roldan. Il pubblico è tutto in piedi, momenti di grandissima emozione. Non era stato difficile prevedere che questo incontro offrisse moltissime emozioni, moltissimi colpi di scena. Ha sparato un destro al quale però Roldan si è sottratto, Hearns. E cade sul destro di Hearns Roldan. Ora a caldo è riuscito a tenere questo colpo che mi è sembrato più pericoloso, più preciso di quelli che avevano messo per terra l'argentino nelle prime 2 riprese. Ancora il destro di Hearns, che ora sta reagendo dopo aver incassato un bruttissimo gancio sinistro, che ha sicuramente sentito. Il destro è la caduta in avanti ad effetto ritardato di Juan Domingo Roldán. È stato il destro di Thomas Hearns e questa volta non credo che ce la faccia a rialzarsi. È il KO alla 4ª ripresa per Thomas Hearns. 4 riprese ricchissime di colpi di scena, di emozioni, di knockdown. 4 volte al tappeto Juan Domingo Roldán, che peraltro si era aggiudicato la 3ª ripresa e dall'inizio della 4ª aveva addirittura scosso Hearns con il gancio sinistro. Peraltro la maggior potenza e la maggior velocità di braccia, la maggior rapidità d'azione di Thomas Hearns hanno fatalmente prevalso, anche se non c'è mai stato un momento di tranquillità, perché anche Roldan è capace di colpi che possono chiudere il match in qualsiasi momento. La maggior completezza tutto sommato di Thomas Hearns ha risolto il match, un match che, come ho detto prima, ha mantenuto in pieno le attese e pur se concentrate in 4 round le emozioni ci sono state tutte. Quindi vittoria per KO al 4º round di Thomas Hearns e onore delle armi, onore al merito di Juan Domingo Roldán, che si è battuto con grande coraggio. Dopo essere andato per 3 volte al tappeto ha continuato a battersi, si è addirittura aggiudicato il 3º round ed anche nel 4º ha messo in difficoltà Hearns, forse lo ha messo in difficoltà più all'inizio della 4ª ripresa di quanto non l'avesse fatto nel 3º round, un gancio sinistro che Hearns ha sicuramente sentito ed è stato probabilmente a questo punto che Hearns ha deciso di dover accelerare i tempi, di non poter rischiare di più. Attenzione, qui c'è un gancio sinistro leggermente fuori misura. Ecco questo qui è il destro dritto. Poi c'è un altro colpo, ma ormai ci sarebbe stato comunque il crollo. Un destro ad effetto ritardato, l'ho sottolineato già più volte, i colpi ad effetto ritardato sono quelli più decisivi, quelli che non si incassano. Eccolo qui. È questo il destro che ha deciso, ce ne sarà un altro ma non serve più, è più che altro una spinta, la caduta in avanti, come contro Hearns era caduto in avanti Roberto Duran in una sfida valevole per il titolo mondiale dei medi junior del 1984. E la 4ª caduta è stata quella definitiva. Due minuti ed un secondo della 4ª ripresa. Quindi vince per KO alla 4ª ripresa
si aggiudica la versione WBC del titolo mondiale dei pesi medi, ma soprattutto diventa il primo pugile nella storia del pugilato a conquistare il titolo mondiale in quattro diverse categorie di peso, Thomas Hearns. Thomas Hearns era già stato campione del mondo dei pesi welter, dei medi junior, dei medio massimi, gli mancava la corona dei medi. Sento la voce di Tim Ryan, telecronista, che sta cercando di avere al suo microfono Thomas Hearns. Ecco qui, Tim Ryan, commentatore della CBS, ma questa volta lavora per la HBO, tra l'altro commenta il tennis all'Open degli Stati Uniti. Sapevo che avrebbe cominciato all'attacco. Ma dice, io ero ben preparato, sapevo tatticamente quello che dovevo fare ed ero fisicamente preparato. Dice, vuole ringraziare tutti coloro che lo hanno aiutato. E dice, mi ha scosso. Intanto stanno accompagnando fuori. Dice, quel colpo l'ho sentito, evidentemente si riferisce al gancio sinistro all'inizio della quarta ripresa. Sulla sinistra vedete Marvin Hagler. Dice, la cosa più intelligente che hai fatto, dice Hagler a Thomas Hearns, è che a un certo punto lo hai tenuto. Dice, Tim Ryan gli ha detto, forse hai imparato a tenere dopo quelle tre riprese che a suo tempo hai sostenuto con Marvin Hagler. Ha ricordato che Hearns ha perso proprio in tre riprese contro Marvin Hagler. Dice, so, rivolgendosi a Hearns, che tu vorresti incontrare ancora Leonard, che vorresti incontrare ancora Hagler. Sentiamo Hagler cosa dice. Ancora non ho deciso quello che farò nel mio futuro. Stretta di mano tra due grandissimi campioni. Ricordo, Thomas Hearns ha battuto per KO dopo 2 minutes 1 secondo della quarta ripresa. Juan Domingo Roldán è il nuovo campione del mondo dei pesi medi, versione WBC, ma soprattutto è il primo campione nella storia del pugilato ad aver conquistato un titolo in quattro diverse categorie di peso. Sulle dichiarazioni di Thomas Hearns, vincitore, brillantissimo vincitore nel modo più categorico, più decisivo, più convincente di questo appassionante, seppur breve incontro, noi possiamo chiudere la nostra trasmissione. Rino Tommasi vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di serata con...